Io sono partito dall'Australia a 14 anni con le valigie e ho detto guarda, vado a giocare in Serie A e in Nazionale, erano i miei due sogni. Ho fatto il calcio tutta la vita, quindi un po' ti manca sempre. Però ho imparato a vivere sereno, no? I primi 2 anni era più difficile, no? Ormai ho smesso da 8 anni più o meno. Ma non ho rimpianti, perché comunque io non sono uno che vive se facevo, se ero qua, se non vivo così io. In quel momento io ho preso sempre le decisioni, a volte giuste, a volte non giuste, però in quel momento a me mi sembravano giuste. Quindi poi ci sta che non sono andati benissimo, però sono contento delle scelte che ho fatto, in quel momento era giusto fare quella scelta là. Ora vanno in Cina, prima non si andava in Cina, magari se andavo quando giocavo io così andavo anche io in Cina a prendere 40-50 sacchi all'anno, ma non c'era. Quindi, ma il calcio è sempre uguale, 11 contro 11 il pallone è tondo. No, ma fa parte del calcio. Fa parte del calcio, come dico tante volte, con la Corea dobbiamo vincere lo stesso, anche nonostante c'era lui che ce ne combinava di tutti i colori, dobbiamo vincere. E il 5 maggio dobbiamo vincere la partita, non siamo riusciti a vincerla. Quindi non è che sono cose che succedono, però fa parte sempre del calcio. Quando metti la maglia azzurra è un'emozione incredibile, devastante. E giochi per il tuo paese, poi non è un paese che nessuno segue il calcio. Secondo me ci sono quattro squadre al mondo. Italia, Germania, Brasile, Argentina, come la vedo io. E quando giochi per queste quattro nazioni vuol dire che sei a un grande livello e hai tanta pressione, quindi giocare per il tuo paese, giocare per l'Italia è stata la cosa più bella del mondo. Sapete il mio allenatore che c'è in giro? A livello mondiale, sì. Fortissimo. Perché c'ha i coglioni, è bravo, fa giocare bene la squadra, la fa allenare. Grande allenatore. Continuerò a vincere in Italia perché è quattro categorie più avanti degli altri, troppo più superiore rispetto alle altre squadre. E poi sono bravi a comprare giocatori, comprano giocatori bravi. Ma all'estero, ma non è che devi vincere per forza. Hanno fatto due Champions League in 3 anni. Cosa vuoi più di così? Normale che uno vuol vincere, no? Dice, arriviamo lì. Però ha giocato contro le due squadre più forti del mondo anche. Perché comunque per vincere una finale di Champions League deve battere Barça, Real e Bayern Monaco. In semifinale e in finale. Non è facile, eh. Fai fatica a batterle. Quindi l'importante è arrivare lì. Poi è normale che uno vuol vincere, però secondo me l'Juventus sta facendo delle cose spettacolari. Deve continuare così. Sarebbe bello arrivare ancora in finale e perdi. Ho capito, però intanto arrivi. Sono altre squadre che non arrivano. Sono quelli che non giocano nella Champions League. Loro si devono... Loro devono essere depressi, mica loro che vincono e che vanno in finale tutti gli anni. Ma non lo sto seguendo. Donnarumma ha un ragazzo in gamba, ha un procuratore bravo, sanno loro quello che devono fare. Io non giudico perché non so le cose. So solo che, come ho detto, lui è un bravo ragazzo, è intelligente, ha un grande procuratore e loro sanno quello che devono fare, non sono mica io che devo dire quello che ora, perché ora è facile, tutti parlano con i soldi degli altri. Non so chi sono i proprietari, non so, so solo che Milan e Inter non possono stare in queste condizioni. Devono comprare giocatori veri, basta, posso solo dire quello. Io parlo di giocatori veri, non mezzi giocatori veri, che fanno la differenza tutte le partite, non uno ogni 10-15, così posso giocare ancora io. Napoli gioca bene. Roma non penso, ora che è andato via anche Spalletti, secondo me fa fatica, perché è dura allenare a Roma, c'è cioè mille radio, mille TV, mille robe, sai, e tutti gli anni sembra che devo vincere lo scudetto. Vincere lo scudetto è dura vincere lo scudetto. Vincere lo scudetto ti deve allenare tutto l'anno bene, devi essere organizzato, devi avere una grandissima rosa, una rosa lunghissima, perché comunque un anno è lungo, no? Quindi ci sono tanti infortuni, tanti problemi. Tanti giocatori che non sono in forma, quindi hai cambi in panchina, no? Non è facile dire a luglio, sì, vinciamo lo scudetto, giochiamo per lo scudetto, non è così. È molto più complicato, quindi vedo Napoli bene, Napoli gioca bene, è divertente.
Una cosa è giocare bene e divertente, una cosa è vincere lo scudetto. La Juve vince gli scudetti perché sono una super squadra, sono giocatori veri. Torneo di foot volley che farò a Cervia, al Bagno Fantini. Sono tre weekend partendo dal 15 di luglio. C'è da divertirsi, si giocherà dalla mattina alla sera a foot volley, ci sarà tanta gente. Il ricavato dell'iscrizione andrà tutto in beneficenza, è anche una parte del ricavato che troviamo noi e basta, ci sarà tanto divertimento, tanti ex giocatori, tanti VIPs, quindi saranno tre weekend molto divertenti. Allora, c'ho scritto qua, le date sono, no, sto scherzando, 15-16, 22-23, luglio, poi c'è un infrasettimanale come la Champions League che è 25-26, e poi la finale 29-30 luglio. E per le iscrizioni, aspettami, interrompere, perché non mi ricordo più quello che devo dire. Per le iscrizioni, sto scherzando. Info! @ bobosummercup.it. Ma non IT il film, IT. Non vale perché hai letto. Ho letto, non mi ricordo, ho troppe cose in testa da fare.